久しぶりですね。Cuccia è tornato finalmente come le altre rubriche, ve l'avevo promesso dopo tutto, no? Che prima della fine dell'anno comunque sarebbero tornate tutte le rubriche a posto, ognuna al loro posto. Per chi ancora non sapesse che cos'è questa rubrica, è semplicemente una lista delle cose che ho preferito durante il mese corrente, anche se questa volta parlerò dei preferiti di ottobre e di novembre, visto che comunque ottobre non l'ho fatto e a novembre non ho ancora finito, quindi diciamo che in questo lasso di tempo cosa ho preferito. La canzone di questo mese non è una canzone recente, è una canzone giapponese che mi è stata suggerita da Sakura Sweet Kawaii. Siccome non avevo una canzone recente che ascolto assiduamente, lui mi ha suggerito questa canzone che è veramente molto carina. Quindi le Eagles comunque sono un gruppo molto famoso in Giappone di idol femminili e mette davvero tanta energia, è molto catchy, quindi ve la consiglio. Il film del mese invece è un film che deve ancora uscire al cinema, infatti uscirà il 22 e il 23 novembre, solamente per 2 giorni. Io però ho avuto il piacere e l'opportunità di vederlo in anteprima e devo dire che è veramente veramente carino. Non è giapponese però... quasi. Perché quasi? Vi spiego. Allora, il film è tedesco, però è ispirato ad un anime giapponese. Si chiama Vicky il Vichingo. Se vi ricordate, qualche giorno fa su Facebook avevo chiesto secondo voi qual è stato il primo anime a sbarcare in Italia. Facendo un po' di ricerche sono risalita a questo titolo, che io assolutamente non conoscevo perché nel 1974 non ero nata. Però è stato veramente una bella sorpresa e soprattutto sapere che usciva comunque anche il film di lì a poco. Il primo anime dovrebbe essere stato proprio quello, se non Barbapapà, ma comunque siamo lì. Facendo un po' anche di ricerchine su internet ho scoperto anche che l'anime di Vicky il Vichingo ha ispirato l'autore di One Piece a creare One Piece, il che è abbastanza scioccante, non so voi, però io sono scioccata. Ma ciancio alle bande, di che cosa parla questo film? Allora, vi spiego in brevemente. Allora, Vicky vive in un villaggio vichingo, perché anche lui ovviamente è un vichingo. Suo padre è un grande fan della forza bruta, lui è ancora un bambino e diciamo non molto coraggioso all'inizio, però ha un bel cervello, nel senso che è molto intelligente e riesce comunque a cavarsela creando sempre delle invenzioni, degli stratagemmi strani. Un giorno però il suo villaggio viene attaccato e tutti i bambini vengono rapiti da una nave strana, fantasma, e quindi tutti i vichinghi partono a cercare questi bambini e Vicky si intrufola ovviamente nella nave e poi non vi dico come va a finire perché non voglio spoilerare, però è molto carino, soprattutto mi sono piaciuti tanto gli effetti 3D che lo rendono veramente in stile anime ed è una coppietta divertente perché comunque è un film tedesco con tutti attori occidentali, però è molto molto anime. Questo era il mio film del mese, ma non è finita qui, perché anche stavolta posso offrirvi un coupon da portare al cinema per pagare meno il biglietto. Quindi se decidete di andare a vederlo al cinema il 22 e il 23, mi raccomando, stampate il coupon che trovate qua sotto in descrizione o sulla pagina Facebook, comunque poi lo linkerò un po' ovunque. Voi lo stampate e lo portate alla bigliettaia e avete lo sconto sul biglietto del cinema. Easy! L'anime del mese. Allora, questo mese non ho visto niente di nuovo, nel senso, non ho visto gli anime della nuova stagione autunnale, bensì ho ripescato un anime un pochino più vecchietto, neanche poi tanto, dovrebbe essere tipo di un paio di anni fa, perché ho trovato la opening su YouTube, cercando un po', ascoltando un po' di sigle di anime, e l'ho trovata veramente veramente carina. Così mi sono incuriosita, ho andato a cercare un po' di cosa parlava. È ambientato tipo 1000 anni nel futuro, in un paesaggio piuttosto bucolico, non c'è niente di tecnologico, anzi è abbastanza fantasy, diciamo, c'è tipo dei poteri strani. Mi piace per ora, non ho ancora finito, mi piace perché mi ricorda tanto Higurashi no Kokoro ni. L'anime si chiama Shinsekai Yori, che vuol dire dal mondo nuovo, e ha sempre questi disegni molto carini, in contrasto però con la trama che è abbastanza cruda e diciamo inquietante, quindi ci sono molti colpi di scena e soprattutto la regia mi piace tantissimo. I videogiochi del mese, perché non è mai un videogioco solo, perché io ovviamente secondo voi io comincio un videogioco e lo finisco? No, ne comincio 3 su 3 console diverse, perché sì, e poi non li finisco neanche una, non è vero? Allora, questo mese sto giocando, ovvero ho acquistato e sto giochicchiando quando ho tempo, praticamente mai, però insomma ci si trova. Su Xbox 360
Skyrim Legendary Edition. Sì, ma Skyrim è vecchissimo. Sì, lo so, io ci avevo già giocato alla versione normale. Però non era mio, quindi poi l'avevo dovuto ridare indietro senza finirlo. E quindi me lo sono comprato da GameStop a tipo 20 euro. E c'è tutte le... The Downward Artfire Dragonborn, appunto perché la Legendary Edition, quindi tutti i DLC. In realtà l'ho già cominciato, l'altra volta giocavo con una Khajiit, però siccome ero un po' arrabbiata perché i Khajiit non si possono sposare con gli altri Khajiit. Perché? Cioè, Bethesda, è da razzisti questa cosa. Io adoro i Khajiit, però se non mi posso sposare il bel Khajiit maschio viandante, fare la storia d'amore così nomade, no, non si fa, basta. Quindi, ciao Bethesda, mi sono fatta la Nord e basta, personaggio Nord e non ho problemi. Secondo titolo l'ho presa alla Games Week a 5 euro, quindi era tipo regalato, non potevo non prenderlo, e vi davo la caccia da tempo, è per PS3, Uncharted, il primo capitolo, Drake's Fortune, quindi ovviamente se mi piace questo farò anche gli altri capitoli. E per adesso mi piace assai, anche se che questo qui è un po' vecchiottino, tipo del 2010, però who cares, il gioco è bello, pace. Invece per il 3DS, che diciamo a cui gioco solamente nei giorni in cui sono in giro, quindi quando sono in treno eccetera eccetera, ho preso Fire Emblem Awakening, l'ho preso da una privata a 15 euro, quindi io spendo molto poco per i videogiochi comunque, e mi piace un sacco. Non pensavo, perché sinceramente io e gli strategici siamo un po' così, però questo è bello e soprattutto c'è un protagonista che è veramente bellissimo e quindi è piacevole giocarci, direi. Sì, è molto bello. Il telefilm di questo mese e anche di ottobre è sicuramente American Horror Story Freak Show. Sono una grande fan di American Horror Story, lo seguo dalla prima serie, l'ho viste tutte. L'unica cosa che non mi piace è che di solito all'inizio della serie tipo lo adoro, tipo wow è fantastico, meraviglioso, stupendo. Arrivata in fondo sono un po' tipo meh. Sì, ma perché ci sono gli alieni? Perché c'è questa cosa? E questo da dove spunta? Cose. Quindi spero vivamente che questa volta i registi non impazziscano e continuino con questo finale che mi sta piacendo molto. Se continua così anche e ha una bella fine, questa diventa la mia serie preferita. Comunque vi farò sapere. Ovviamente guardo anche The Walking Dead perché sì. Anche il manga del mese è molto datato. Allora, è un seinen del 1997. Perché ho deciso di prendere questo manga? Perché mi hanno parlato molto bene del film, che è un film coreano del 2003, che si chiama Old Boy, che mi hanno consigliato tipo tutti quelli che l'hanno visto. Tra l'altro c'è anche il remake recente, tipo dell'anno scorso, americano, però quello non è bello, credo. Quindi il manga di Old Boy del 1997 è un seinen veramente, veramente intrigante. I disegni ovviamente sono da seinen e io non so perché ho questi gusti da salaryman giapponese di mezza età, però mi piace molto, la storia è veramente matura, anche i disegni non sono male, nonostante abbiano tutti un naso enorme, non lo so perché, si vede che il disegnatore, non lo so, gli piacciono i nasi grossi, però la storia è bella, quindi... Il manga del mese è questo, Old Boy. L'app che ho scovato questo mese, se non la conoscete e studiate giapponese dovete assolutamente averla, praticamente si chiama Kotoba-chan, è un dizionario, un'app per fare comunque pratica con le parole, quindi per imparare più parole in giapponese, per ricordarsele. Ci sono ovviamente, però l'app è in inglese, vi appaiono le parole in giapponese e voi dovete dargli il significato, dovete scegliere fra una lista comunque di cose, dargli il significato e penso ci sia anche il contrario, non so perché ho cominciato a utilizzare da poco, ma veramente era quello che cercavo perché... purtroppo tendo a scordarmi molte parole. Ci sono le parole di uso comune, tutti i gradi del JLPT, quindi dall'N1 fino all'N5. Ci sono anche tutte le parole che si trovano anche nei quotidiani, o comunque quelle che servono per leggere un quotidiano. Quindi è veramente veramente bello. Poi vi fa vedere i progressi a seconda di quanto studiate e di quante risposte esatte date. E se lo state studiando ve la consiglio vivamente, anche perché è gratis. Credo sia solo per Android, ma in caso mi informerò e vi metterò come sempre il link qua sotto. Oggetto del mese! Questi occhiali? In realtà non ho fatto shopping e non ho comprato proprio niente, ma ho comprato questi occhiali nuovi perché quelli
tipo vecchi non mi piacevano più tanto e boh, dimmi voi se vi piaccio, come mi stanno, eccetera. Grazie. Hey! Lo youtuber del mese è uno youtuber che tratta di storia. È un argomento un po' inusuale, non ho visto nessun canale come il suo finora qua su YouTube, quindi mi sento proprio di consigliarlo, anche perché il suo ultimo video è stato molto interessante, visto che parlava di un manufatto antico romano rinvenuto in Giappone. E questa cosa mi ha ricordato molto Terma e Roma, Quindi andate a vedervi il suo canale se vi interessa la storia, o comunque se siete curiosi, e vi consiglio anche di guardare proprio questo video perché è abbastanza strano. Quindi ciao pure! Il Mechacuccia di questo mese termina qui, ho fatto solamente queste categorie, poi ogni volta sapete che posso ampliare e cambiare a seconda delle cose che trovo e che mi colpiscono di più. Questo mese diciamo sono state queste. Ovviamente come ogni mese aspetto i vostri preferiti qua sotto nei commenti, e se volete comunque condividete e mettete mi piace. Ma soprattutto ditemi quello che vi è piaciuto a voi, così io poi spulcio e cerco. In pratica ci diamo suggerimenti a vicenda, funziona tipo così. Spero che questo video vi sia piaciuto, ovviamente ci vediamo la prossima settimana con un altro video. Vorrei farne due a settimana, ma ultimamente non posso perché sto lavorando ad un progetto super segreto che vi annuncerò poi con molta calma. Vi dico solo che comprende uno spoiler che adesso vi farò vedere, ma un attimino e basta perché sennò Shanti mi ammazza, che è che è bellissimo! Dai, non è la cosa più stupenda che avete mai visto? Cioè, guardate, amatelo! Ciao! Alla prossima! Gianne!